cercano di evitare di fargli vedere giornali e televisioni, ma è una cosa buona e saggia e se la direzione sta facendo questo sta facendo veramente una gran bella cosa. Filippo Turetta non ha dunque potuto assistere ai funerali di Giulia dal carcere di Montorio Veronese in cui è detenuto, né leggere i giornali come riferiscono le voci di radiocarcere, mentre i detenuti nel frattempo hanno scritto una lettera in cui smentiscono di aver protestato per la consegna dei libri al 21enne. Mi raccontano di un ragazzo che ha difficoltà a guardare le persone negli occhi, vero? Quindi questo vuole dire tanto, vero? Perché si sente talmente in colpa, um, talmente si vergogna di quello che ha fatto che non riesce nemmeno ad alzare lo sguardo. Ora che si è fermato perché il carcere ti ferma, perché finché scappi pensi alla fuga, pensi, oddio cosa faccio, devo che? Ma quando sei fermo e, ti, e hai tanto tempo, devi fare anche i conti con la tua coscienza, io credo che il problema di Filippo ora sia quello e chi c'è dentro con lui se ne sta rendendo conto. Dobbiamo chiederci come mai tutte queste belle gang e come mai tutti questi ragazzi di 18-20 anni in carcere, c'è sicuramente qualcosa che non funziona, ma non funziona fuori, non, non, non è il dopo il problema, il problema è il prima. Intanto all'indomani del funerale nella Basilica di Santa Giustina a Padova, il papà di Giulia che è tornato al lavoro, parlando di colui che gli ha strappato per sempre la sua Giulia, ha detto non so se riuscirò a perdonarlo, sarà difficile. Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo. Sui suoi genitori invece, sempre più provati, come ha riferito il sindaco di Torreglia, Gino Cecchettin ha detto, do loro un grande abbraccio, perché forse io ritornerò a fare un sorriso, loro faranno più fatica, quindi hanno tutta la mia comprensione e il mio sostegno, ha concluso. Forse anche per questo non hanno avuto la forza di presenziare al funerale di Giulia.